La mia seconda giornata di E3 si è esaurita quasi tutta allo stand Ubisoft, dove è stata mostrata quasi tutta la lineup. Purtroppo le presentazioni si sono limitate quasi tutte alla riproposizione di quanto era già stato visto durante la conferenza del publisher. Naturalmente si è partiti con Assassin's Creed, è stato mostrato appunto lo stesso livello della conferenza. Sicuramente gli sviluppatori questa volta puntano tutto sulla spettacolarità dell'azione, per contro sembra che almeno al momento quelle rivelate fino adesso non siano tantissime le novità dal punto di vista del gameplay, che per ora appunto si limitano grosso modo al rampino e al fatto di poter giocare anche con Altair, che tuttavia non è stato ancora mostrato, quindi per ora ci si è limitati all'inizio. Per coloro che hanno già visto la conferenza o in streaming o in differita sanno bene appunto che il livello mostrato si svolge a Costantinopoli. Ezio deve scappare e si deve liberare di una catena di ferro con cui vi è stato bloccato il porto, e quindi si crea tutta una grossa sequenza principalmente d'azione dove appunto Ezio si libera di questo blocco, e c'è questa grossa sequenza finale con una postazione fissa dove lancia fiamme, quindi appunto puntano moltissimo sulla spettacolarità. È stato poi possibile finalmente provare Driver San Francisco, che avevamo già visto più volte. Il feeling di guida è sicuramente molto arcade. La modalità, la funzione shift, che è un po' il punto focale di questo nuovo titolo, si è rivelata molto divertente, per quanto appunto la giustificazione a livello di trama non sia molto convincente, ovvero il coma di Tanner, che gli dà una sorta di poteri psichici. In realtà poi per dalla mano la peculiarità funziona molto bene e permette appunto di saltare da una macchina all'altra con grandissima velocità e in qualunque punto della città in qualunque momento. Di conseguenza l'idea è, inseguendo un sospetto, di saltare per esempio su una macchina che arriva dall'altra corsia e fermarlo con un frontale e via discorrendo. Ne ho provato anche il multiplayer, molto veloce grazie a questa funzionalità, quindi nel complesso una prova divertente. Chiaramente l'aspetto tecnico è forse il punto un po' più debole della produzione, però il gameplay rimane soddisfacente. Ultimo sguardo per Far Cry 3, anche in questo caso è stata mostrata la stessa sequenza della conferenza. Per adesso l'approccio sembra interessante, nel senso che comunque si ritorna un po' a quelli che erano gli stilemi del primo Far Cry e non tanto del successore, quindi di nuovo l'ambientazione tropicale e l'assoluto free roaming. Grandissimo focus sull'azione più sfrenata, le armi con il feedback realistico, e sembra che questa volta, speriamo, la storia sia molto più coesa. C'è già un villain ben definito e si spera quindi che la storia, che era un po' il punto debole da sempre del brand, possa essere finalmente ben fatta. La giornata è finita poi con una prova di... ho assistito alla demo di Alien Colonial Marines di Gearbox. Sembra un titolo interessante per tutti i fan della saga, nel senso che l'obiettivo degli sviluppatori è quello di creare un vero e proprio sequel di Aliens Scontro Finale, la pellicola di James Cameron che sicuramente tutti avete visto e ricordate, e quindi grandissimo focus sull'azione di squadra, possibilità di giocare anche in cooperativa e scontri frenetici contro gli alien alternati a momenti di quiete e tensione, quindi un titolo sembra abbastanza promettente. Anche qui forse il punto un po' più debole è il comparto tecnico, che non sembra però eccezionale, però d'altro canto è anche molto presto per parlarne. Ciao a tutti da Luca, la giornata di oggi è stata dedicata principalmente ai titoli 2K. Siamo partiti con Bioshock Infinite, il seguito spirituale per buona pace di Bioshock 2 del grande successo di qualche anno fa. Il team originale è tornato sul gioco e i risultati si vedono tutti. Infatti la direzione artistica, l'ispirazione, la storia e il gameplay sono nuovamente vibranti, sono nuovamente molto coinvolgenti e promettono di comporre uno dei giochi che andranno sicuramente a concorrere per la palma di miglior titolo action, perlomeno di quest'anno. Il secondo titolo invece è XCOM. Partendo da una licenza del PC di qualche anno fa, gli sviluppatori di 2K Marine hanno provato ad imbastire un FPS con delle componenti strategiche nelle quali interpreteremo un agente di questa agenzia statunitense
impegnata nel proteggere il mondo da invasioni aliene. Dunque abbiamo potuto vedere un paio di missioni nelle quali, oltre a una classica azione FPS, abbiamo potuto dare dei comandi ai nostri compagni. Tecnicamente non avanzatissimo, con un'intelligenza artificiale non eccelsa, ma molto interessante dal punto di vista artistico. Ultimo gioco, anch'esso molto interessante dal punto di vista artistico, è The Darkness 2. Riprendendo le gesta di Johnny Stecado, questo FPS cerca di cambiare la formula creata da Starbreeze, quindi è molto più lineare, molto più action, ma in questo modo riesce a convogliare l'azione in modo molto più spettacolare e, secondo gli sviluppatori, molto più vicini a quello che è il fumetto. Questo è anche aiutato da un comparto grafico veramente eccezionale, privo di difetti e che fa sembrare davvero le tavole di un comics in movimento. Per oggi è tutto da Luca. Ciao! Questa, come vedete, è la prova che siamo stati alla round table di Nintendo, dove c'era anche il maestro Miyamoto. Parte la foto col maestro. Durante la round table, che era una partnership con Ubisoft, abbiamo potuto osservare, è stato annunciato un nuovo titolo, Killer Freaks. Killer Freaks è uno sparatutto in prima persona che vede un'invasione aliena di un'astronave che ha viaggiato nel tempo e nello spazio, che ha giunto la Terra e ha invaso il nostro pianeta e l'ha attaccato. Gli esserini, gli alieni malefici del momento sono dei rabbits, praticamente, in sostanza sono simili rabbits, verdastri con gli occhi rossi e i denti aguzzi. Sono molto cattivi e molto voraci di carne umana. E poche fasi di gameplay, varie armi, cannone elettrico, fucile, pistola. E poi è stata mostrata una modalità multigiocatore competitiva offline, in cui uno dei due giocava con il pad del Wii U con una visuale a volo d'uccello e praticamente dava dei comandi alle unità nemiche di inseguire l'altro giocatore, in modo da mandargli quindi i nemici e ucciderlo. Ovviamente aveva a disposizione un numero predefinito di unità e se il giocatore, come poi è stato, le uccide tutte, vince, altrimenti se viene ucciso perde. Oltre a Killer Freaks abbiamo visto Ghost Recon Online, che promette grandi cose per quanto riguarda tutta la componente online del Wii e U, cooperativa multigiocatore a 4 persone online, quindi hanno presentato anche il modo in cui il pad può modificare le armi, soprattutto la mappatura, si può usare un drone per giocatore, questo drone vola per tutta la mappa, scansiona la mappa e inoltre setta appena trova i nemici e li segna come dei punti rossi, oppure in cooperativa puoi praticamente segnare il punto in cui il tuo compagno deve dirigersi e quindi darsi istruzioni anche solo tramite la tavoletta. E in ultimo c'era Assassin's Creed, ma sono state 4 immagini in cui hanno fatto vedere come si userà la tavoletta, quindi il Wii U Pad. Mappa, l'occhio dell'aquila, un sistema di menu semplificato e un cambio veloce dell'arma. E questo è stato più o meno l'andamento della round table con Nintendo. Vi salutiamo quindi qui dalla seconda giornata delle 3, Marco Bellini, Spazio Games, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, in questa seconda giornata delle 3 della Fiera Los Angelina abbiamo potuto provare con mano i titoli Capcom in arrivo per la fine del 2011 e inizio 2012. Il titolo di punta della compagnia è sicuramente Dragon's Dogma, un action GDR che ci vedrà impegnati nel combattimento e nella ricerca di mostri mitologici. Capcom ha presentato oggi 2 livelli, uno già mostrato in precedenza, nel quale bisognava combattere un grifone con la classe dell'arciere, e uno totalmente inedito nel quale invece bisognava dare la caccia a una chimera, un mostro a 3 teste con una di leone, una di capra e una di serpente. Ognuna di queste 3 teste era dotata di abilità peculiari e andava affrontata in una maniera unica.
unendo le abilità del nostro eroe, in questo caso un guerriero, e quelle dei Pawns, gli NPC che si uniscono a lui durante i combattimenti, siamo stati in grado di provare e testare il sistema di combattimento, che è risultato decisamente dinamico e veloce e sicuramente facile da apprendere. Il secondo titolo che si è messo in mostra oggi nello stand Capcom è stato Asura's Wrath, tanto spettacolare da vedere quanto poco divertente da giocare. Il titolo era inframmezzato da interminabili cutscene e soprattutto carico in maniera probabilmente eccessiva di quick time event che hanno rovinato un po' l'esperienza. Detto questo, la parte mostrata oggi era solo il combattimento contro un dio, uno dei tanti boss del gioco, e quindi non ci sentiamo ancora di giudicare in maniera definitiva il titolo. Ultimo lavoro Capcom su cui siamo stati in grado di mettere le mani è stato Dead Rising of the Record. Questa è una rivisitazione della storia vissuta in Dead Rising, che ci vedrà di nuovo protagonisti a Fortune City, questa volta però giocando nei panni di Frank West. Tornerà quindi la macchina fotografica con cui fare foto agli zombie e prendere i famosi PPs, e soprattutto tornerà Fortune City rivista in tutte le sue location e arricchita da nuove armi, nuovi oggetti, nuove combinazioni e tutto quello che Dead Rising è solito utilizzare. Siamo riusciti poi a fare un'intervista con uno degli sviluppatori dello studio di Vancouver, che ha svelato ulteriori dettagli sul titolo e che potrete vedere a breve sulle nostre pagine. Per ora è tutto, vi salutiamo, un saluto da Los Angeles.